Ci troviamo questa mattina a San Maurizio Canavese, ospiti del sindaco Paolo Biavati e del vice sindaco Ezio Nepote. Cominciamo con le prime domande. Sindaco Biavati, il 2017 è stato per il suo comune un anno pieno di soddisfazioni. Si è chiuso il primo mandato in modo esemplare, se non sbaglio anche con una netta vittoria in tribunale con la sentenza Cefas. E si è aperto un nuovo mandato dopo le votazioni del 2017, del giugno 2017. Facciamo un bilancio su quello che è stata la chiusura del primo mandato. Ma allora, diciamo che il primo mandato ha visto la realizzazione di una serie di opere, in parte che erano già incominciate con i precedenti mandati a guida Fonteviva. Penso per esempio al completamento di Corso Italia, che ha completato l'anello viario di circonvallazione verso Cirié, ma penso anche e soprattutto l'opera che sicuramente ha caratterizzato maggiormente il mandato 2012-2017 è stata la realizzazione della nuova scuola elementare di Ceretta. Un'opera che è stata pensata, progettata e realizzata integralmente nel mandato 2012-2017. Ecco, questo credo che sia l'opera pubblica che maggiormente in qualche modo ha connotato il nostro mandato, ma in quel mandato sono state fatte tantissime altre opere di intervento sul territorio. Poi adesso il vice sindaco Nepote potrà magari essere più preciso in merito. Io quello che voglio ricordare è che in quel mandato abbiamo creato le basi per poter consentire al Comune di autofinanziare le opere pubbliche e mettere in sicurezza il bilancio. Abbiamo fatto un'opera di razionalizzazione delle spese, ottenendo risparmi sulla parte corrente per oltre 500.000 di euro all'anno a regime, attraverso la ricontrattualizzazione e la realizzazione di opere che hanno consentito di risparmiare parecchi soldini. E poi abbiamo fatto un'opera proprio di recupero dell'efficienza nell'incassare le tasse comunali e i corrispettivi per i servizi scolastici. Questo ci ha consentito sicuramente di avere una maggiore efficienza e un maggior flusso in sicurezza. Questo, insieme appunto alle opere che sono state realizzate, credo che sia stato riconosciuto dai nostri concittadini, che ci hanno premiato poi a giugno 2017 con una vittoria elettorale netta, nonostante un contesto che ci vedeva in concorrenza con altre tre liste. Magari non so se è vero. Ma per quanto riguarda la precedente amministrazione, possiamo dire che abbiamo lavorato molto sui servizi, ad esempio abbiamo portato la fognatura in via Santa Lucia a Malanghero, che direi che adesso il Malanghero al 95% è coperto dalla fognatura. Abbiamo sistemato bene la via Santa Lucia con una viabilità più scorrevole, nel senso che abbiamo coperto alcuni fossi, quindi via Santa Lucia è adesso funzionale. Abbiamo sistemato anche la via Canonico Maffei a Ceretta tramite l'unione dei comuni, e poi sulle strade abbiamo fatto interventi. Diciamo che noi abbiamo una buona viabilità. Abbiamo iniziato poi con questa nuova amministrazione, già partita con la vecchia, l'adeguamento alle nuove norme della Casa dei Pini. Abbiamo nella precedente avviato e finito con questa nuova amministrazione il marciapiedi di via La Parrocchia, via Torino Ceretta, quello che porta alla farmacia, per permettere che chi si avvia alla farmacia e all'area commerciale che c'è possa andare in sicurezza.
In questi giorni con la nuova amministrazione stiamo dando incarichi ai progettisti per una serie di marciapiedi che sono un nuovo marciapiede in via De Vietti Goggia a Malanghero, nella frazione Malanghero, in via Matteotti, qui a San Maurizio, via Ciaretta Inferiore, un marciapiede che porta alla Casa dei Pini, possa andare in sicurezza. Stiamo vedendo anche di fare qualcosa sulla piazza Marconi, renderla un po' più carina con una nuova sistemazione. Abbiamo a giorni apriremo una nuova casetta dell'acqua, distributore dell'acqua smart nella frazione Ciaretta, come si viene chiamata l'acqua del sindaco, no? Normalmente vedo anche gli altri paesi chiamano l'acqua del sindaco, che è un servizio che diamo ai cittadini e anche per ridurre la produzione di plastica. Con la SMAT abbiamo avviato già la precedente amministrazione tutta una serie di potenziamento dell'acquedotto qui nel centro storico, e anche in questi giorni stiamo sempre potenziando l'acquedotto, il rifacimento di tratti d'acquedotto che riguarda un po' tutto il centro storico del paese. Con SMAT stiamo vedendo di fare ancora qualche tratto di fognatura dove più grosso che mancano, quindi nella via Torino e nella via Brunero a Ciaretta. Ci auguriamo che entro un paio d'anni possano partire anche questi lavori per dar modo che il territorio di San Maurizio, con frazione insieme, sia coperto dalla fognatura almeno al 90-95%. Signor Sindaco, nel 2017 vi siete trovati alle votazioni a dovervi scontrare con realtà opposte che comunque erano composte da vecchi sindaci che prima a San Maurizio, mi riferisco a Alberto Canova, mi riferisco a Mercandino. Non ha temuto che la loro popolarità che avevano potesse scalfire quello che era il vostro risultato finale? Ma io penso che la realtà di San Maurizio sia una realtà già, diciamo, un po' più grande di quella che nel piccolo paese, però comunque mantiene ancora i tratti del paese in cui tutti conoscono bene o male quelle che sono le dinamiche del proprio paese. Per fortuna, diciamo che uno dei fattori positivi che consente anche di dire che a San Maurizio c'è una buona vivibilità è il fatto che comunque la gente, la popolazione vive molto all'interno del paese, e quindi questo è assolutamente positivo. Io credo che la conoscenza delle persone sia stata fondamentale nel raggiungimento del risultato elettorale di Fonteviva. Sicuramente, come ho detto prima, è stato un appuntamento elettorale complesso, perché il fatto stesso che ci fossero quattro liste in competizione poteva portare anche teoricamente alla vittoria di una lista magari con il 26-27% dei voti, per cui diciamo che nulla era scontato. Noi siamo andati all'appuntamento elettorale con la tranquillità di aver tenuto fede a quello che era stato il nostro programma con cui ci eravamo presentati nel 2012, e su quello abbiamo incentrato la nostra campagna elettorale. Cioè, personalmente io ritengo che nel momento in cui si vada a confrontare in campagna elettorale sia più utile per i cittadini dire chiaramente quello che si è fatto e quello che si intende fare, piuttosto che andare a parlare dei propri avversari. Rispetto alle scelte di tutti, rispetto alle persone ovviamente che decidono, che hanno deciso poi di candidarsi come avversari di Fonteviva. Personalmente, ripeto, siamo andati tranquilli, non nascondendo che comunque si trattava di un passaggio difficile. Credo che Fonteviva l'abbia brillantemente superato. L'unica, diciamo così, un po' di rincrescimento è
è stato la bassa affluenza, ma credo che questo sia un pochino una tendenza di carattere generale. E comunque ritengo che gli elettori, nel momento in cui non sono soddisfatti, io lo interpreto che nel momento in cui gli elettori non sono soddisfatti comunque sanno benissimo dove hanno la tessera elettorale, per cui non credo di potermi intestare sicuramente l'astensionismo, però devo anche dire che se ci fossero stati dei grossi problemi, penso che comunque anche a livello di affluenza ci sarebbero state affluenze diverse, per cui lo interpreto anche come in qualche modo da parte di chi è stato a casa, che tutto sommato poi così male non avevamo lavorato nei 5 anni precedenti. Ripeto, è stato un ottimo risultato, abbiamo più che doppiato la seconda lista in termini di risultato, e quindi credo che tutto sommato, siccome è stato il secondo mandato, credo che questo rappresenti sia un elemento di grande soddisfazione, insomma. Si parla sempre di rinnovamento, ringiovamento, ricambio generazionale. Poi questo ricambio l'avete fatto e avete dimostrato che, pur portando una buona parte di gente nuova all'interno del vostro consiglio attuale, state andando comunque molto bene rispetto alle aspettative che potevano avere magari i cittadini. Allora, io credo che in questo momento sia estremamente difficile, e l'abbiamo visto nel momento in cui abbiamo dovuto formare la lista di Fonteviva, sia estremamente difficile trovare persone disposte a mettersi in gioco, disposte comunque a candidarsi. Contrariamente a quello che si possa pensare, è comunque difficile trovare persone che abbiano anche del tempo da dedicare alla propria comunità. Noi siamo, da questo punto di vista, siamo stati molto fortunati, siamo riusciti, grazie al lavoro di tutta l'associazione di Fonteviva, che è l'associazione che poi dà vita alla lista di cui io sono espressione, siamo stati fortunati perché siamo riusciti a creare un buon bilanciamento fra l'esperienza e il rinnovamento. Una lista assolutamente bilanciata anche in termini di parità uomo-donna, perché era una lista composta da 6 uomini e 6 donne. Abbiamo avuto un risultato elettorale che ci ha consentito di riportare questa parità anche nella formazione sia del gruppo consigliare e poi anche della giunta, perché abbiamo una giunta che è composta da 2 assessori donna e 2 assessori uomini. Credo che, al di là di questi dati, diciamo così, oggettivi, l'altro elemento che ha caratterizzato questa tornata è stato il fatto che comunque anche chi si è presentato per la prima volta ha ottenuto un buon riscontro in termini di voto, di risultato elettorale. Questo è stato estremamente positivo, ci ha dato una grande carica, e credo che le risorse, diciamo, più che sono al primo mandato stanno rispondendo molto bene, così come devo ringraziare veramente i componenti del gruppo di maggioranza che non sono di primo pelo, a partire dal vice sindaco e poi passare ai consiglieri Zappalà e Picat, che stanno supportando veramente il lavoro anche dei più giovani. Quindi devo dire che siamo stati fortunati, abbiamo avuto un bel mix, è uscito fuori dalle urne, e devo dire che stiamo lavorando bene, le persone che sono nel nostro gruppo sono persone competenti e con voglia di lavorare. E con diversi giovani che lavorano, direi, con molto entusiasmo, sia in giunta sia i consiglieri, abbiamo molte, a parte il sottoscritto e
e altri due, gli altri sono tutti giovani, quindi la media del nostro consiglio comunale a livello di maggioranza è molto, molto basso come età media. Abbiamo visto in diverse occasioni nel corso dei festeggiamenti, nel corso di varie manifestazioni che fate qui a San Maurizio, che l'associazionismo che c'è qui è molto coeso, è molto unito, e forse questo è il punto di forza del vostro comune. È una ricchezza grandissima. Noi abbiamo tradizionalmente, non è un merito particolare dell'amministrazione comunale, ma è sicuramente un dato positivo, si ricollega un po' al discorso che facevo all'inizio di questa intervista. Abbiamo una ricchezza incredibile data dal fatto di avere tante associazioni che coprono i più svariati settori della vita sociale del paese, dagli aspetti culturali, dall'ambito culturale all'ambito socio-assistenziale, all'ambito della protezione civile. Abbiamo un gruppo comunale di protezione civile che è veramente importante, oltretutto è un qualcosa che è anche invidiato dagli altri comuni, perché è un qualcosa, un unicum che non è così facilmente riproducibile. Detto questo, a livello di amministrazione cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile alle associazioni perché possano portare avanti al meglio i loro obiettivi al servizio della comunità, perché veramente loro collaborano non con l'amministrazione, ma collaborano proprio con la comunità per rendere il paese più vivibile. Noi come amministrazione, come amministratori, come persone al servizio della comunità in cui viviamo, abbiamo il dovere di rendere loro la vita quanto più facile possibile, quindi questo è assolutamente un dato essenziale nel nostro modo di amministrare. Si può sicuramente dire che il sindaco Piavatti è un sindaco alpino, avendo militato comunque il servizio militare negli Alpini, e nonché è socio anche del gruppo alpino di San Maurizio Canavese. Quest'anno ricorrerà nel mese di giugno, e se non mi sbaglio il 10 giugno, il 95esimo fondazione del gruppo. Quali eventi sta mettendo in campo l'amministrazione comunale per venire per questa manifestazione che ci sarà degli Alpini? Ma a prescindere dalla mia appartenenza all'arma degli Alpini, di cui sono estremamente orgoglioso, credo che in questa occasione con il gruppo di San Maurizio si metteranno in campo manifestazioni sia nella giornata clou dell'evento, sia eventi collaterali a livello diciamo così più culturale di intrattenimento. A prescindere da questo, voglio dire che il gruppo Alpini di San Maurizio, il cui capogruppo Stobbia direi che è l'espressione di tutto quello che viene fatto dal gruppo Alpini di San Maurizio, nell'ambito dell'associazionismo è veramente un punto di riferimento. Il fatto stesso che il gruppo Alpini abbia realizzato a proprie spese su un terreno comunale negli anni 90 la propria sede con grandissima disponibilità, questa sede sia anche spesso il punto in cui vengono realizzate manifestazioni non solo del gruppo Alpini ma di tante altre associazioni, del comune, della parrocchia, eccetera, dimostra quanto per il gruppo Alpini sia centrale per tutta la comunità. Quindi veramente il gruppo Alpini rappresenta un pochino il concetto che abbiamo di associazionismo, un associazionismo che non è rivolto solo verso, che non fa un'attività rivolta solo verso i propri associati, ma che si apre alla comunità e si mette a servizio della comunità. Quindi io credo che questo sia estremamente importante, e di questo deve essere dato atto al capogruppo Stobbia, Michele Stobbia,
di aver lavorato nel corso degli anni perché il gruppo Alpini si sviluppasse e si mantenesse vivo proprio su questa direttrice. Poi fra l'altro a giugno è stato onorato dal Capo dello Stato come Cavaliere della Repubblica. Quindi ha avuto anche un riconoscimento importante da questo punto di vista. Però al di là di quello, al di là del capogruppo, credo che tutto il gruppo Alpini di San Maurizio, tutto il gruppo Alpini di San Maurizio vada riconosciuta questa cosa. Non solo quest'anno in occasione del 95esimo anniversario, ma sempre. A Caselle quest'anno forse, diamo un condizionale d'obbligo, sorgeranno le areata. Porteranno un'innovazione nella viabilità e nel commercio di tutta la zona. Come di San Maurizio, trarrà qualche giovamento da questa areata oppure sarà tagliato marginalmente? Allora, diciamo che le areata sono un intervento che qualora dovesse concretizzarsi sicuramente impatterà in maniera importante sul territorio e impatterà anche ovviamente su San Maurizio in termini di viabilità. Noi abbiamo lavorato in questi anni a tutti i tavoli a cui abbiamo partecipato, tutti i tavoli a cui abbiamo partecipato in relazione all'iter amministrativo di formazione del progetto. Abbiamo lavorato affinché San Maurizio potesse in qualche modo avere un miglioramento della viabilità in maniera tale da minimizzare per quanto possibile gli effetti della presenza di questo diciamo maxi centro commerciale. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda San Maurizio, ci sarà un intervento sulla SP2 a livello del Bottegone, un intervento sulla SP13, quindi sulla via Fatebene Fratelli. Di questo poi magari il Vice Sindaco potrà dare dei dati più specifici. Dico solo che credo che tutto sommato, al di là delle problematiche di viabilità, le areata, l'intervento delle areata, così come è stato concepito, credo che possa rappresentare un'opportunità per questo territorio, sia in termini occupazionali che in termini di ricadute positive per il territorio. Ripeto, soprattutto per come è stato concepito, cioè come intervento di tipo commerciale non tradizionale, quindi credo che tutto sommato alla fine, al di là di tutto quelli che potranno essere gli impatti sulla viabilità eccetera, credo che questo potrà essere una grande opportunità. Come Comune di San Maurizio abbiamo fra l'altro diritto a una quota degli oneri di urbanizzazione, indicativamente una cifra intorno ai 250.000 euro, che intendiamo reinvestire integralmente sul nostro centro commerciale naturale che è il centro del paese, quindi infrastrutturando al meglio il nostro centro storico. Ma per quanto riguarda la viabilità del Bottegone, come ha detto il Sindaco, si tratta di eliminare il semaforo e di realizzare una rotonda che dovrebbe far affluire meglio il traffico, no? Eliminando quelle code che tuttora ci sono. Per quanto riguarda la via Fatebene Fratelli, si tratta di ampliare la carreggiata con la realizzazione poi di due controviali, quindi la via Fatebene Fratelli dai confini, dalle areata fino alla rotatoria di via Fatebene Fratelli. Sempre nell'ambito comunale, in questi ultimi tempi sta venendo fuori un po' la storia dell'asilo di Malanghero, l'Arcuzzi Masino. È stata fatta un paio di settimane fa una conferenza stampa da parte dei genti Malanghero, chi gestisce praticamente l'asilo, su questa cosa, su questo problema che c'è con il comune di San Maurizio.
Ci spiega leggermente com'è la storia di questa scuola di Malanghero? Ma noi l'abbiamo ribadito in più occasioni. L'obiettivo di questa amministrazione è quello, se c'è l'accordo di tutti, di mantenere una sezione di scuola materna a Malanghero. Noi ci siamo semplicemente mossi nel corso di questi anni cercando di perseguire questo obiettivo, a partire dal momento in cui si sono presentati qui da me il presidente del consiglio d'amministrazione dell'epoca e un altro rappresentante del consiglio d'amministrazione dicendomi che l'ente morale non ce la faceva più a gestire l'Arcozzi-Masino, non ce la faceva più a fornire il servizio di scuola materna, che era già sostenuto in maniera preponderante dai contributi del comune tramite una convenzione e dai contributi della regione. All'epoca noi abbiamo preso atto di questa volontà e ci siamo attivati per verificare come si sarebbe potuto continuare a mantenere il servizio di scuola materna, di scuola dell'infanzia sul territorio malangherese. Abbiamo fatto fare uno studio di fattibilità ed è venuto fuori che con molta fatica e con i parametri attuali sarebbe potuto realizzare una sezione di scuola dell'infanzia con una capacità ridotta, mi pare adesso a 23 o a 25 bambini, con un investimento minimo che si aggirava qualche anno fa intorno ai 250-270 mila euro. Abbiamo lavorato in quella direzione, poi io prendo atto e ho preso atto che l'ente morale, dopo un periodo di commissariamento, ha cambiato idea sulle prospettive future. In questo momento io diciamo che sono nella posizione di chi attende di capire dall'ente morale se ha ancora intenzione di mantenere in vita la sezione di scuola dell'infanzia su Malanghero. Ripeto, c'è ancora la disponibilità da parte di questa amministrazione a individuare una soluzione condivisa e a mettere a disposizione dei soldi pubblici per raggiungere questo obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso una profonda ristrutturazione dell'edificio, perché senza la ristrutturazione oggi, per poter riaprire quella scuola dell'infanzia, senza questa ristrutturazione la riapertura di quella scuola dell'infanzia non è possibile. Io ripeto, rispetto assolutamente tutto quello che sono come si determinerà l'ente morale, eccetera, sono a disposizione. In questo momento i bambini che sono nella fascia d'età della scuola dell'infanzia a San Maurizio complessivamente frequentano la scuola dell'infanzia in quattro sedi. Abbiamo la sede dell'Albero delle Fate, abbiamo la sede della scuola dell'infanzia di Ceretta, abbiamo una sezione di scuola dell'infanzia paritaria in convenzione presso l'asilo nido di Do, e poi abbiamo una sezione di scuola dell'infanzia statale che è localizzata presso il prefabbricato in via Bo. Questa sezione era la sezione che originariamente si trovava a Malanghero ed è ancora localizzata lì in questo prefabbricato di via Bo, perché qualora l'ente morale si determinasse a consentire che a Malanghero ci sia di nuovo una scuola dell'infanzia, quella sezione potrà essere presa e spostata nuovamente su Malanghero. Noi pensiamo che sia proprio un discorso di evitare che Malanghero perda un altro servizio, che la frazione di Malanghero perda un altro servizio. C'è già una scuola elementare che è chiusa. Malanghero ha una popolazione che si aggira intorno agli 800-900 abitanti,
Crediamo che un servizio di scuola dell'infanzia, per quanto dispendioso sia l'allestimento della scuola, contribuirebbe sicuramente, soprattutto per la posizione in cui si trova Malanghero, contribuirebbe sicuramente a dare ai cittadini malangheresi un servizio in più. Quindi noi siamo disponibili, aspettiamo di capire come si determinerà il consiglio di amministrazione. Vice Sindaco, alcune settimane fa abbiamo inaugurato una frazione di Ceretta che, fra virgolette, è un po' considerata il suo feudo, essendo lei denominato anche sindaco di Ceretta, diciamo. Avete riqualificato la vecchia scuola donandone una parte alla banda musicale di Ceretta. Sì, la banda musicale di Ceretta usufruiva di una sede di proprietà della parrocchia molto piccola e era da anni, anche dall'ex presidente il compianto Francesco Borello, che chiedeva la disponibilità di un locale più ampio per fare le attività della banda, per fare scuola di musica. È venuta l'opportunità della scuola vecchia di Ceretta e abbiamo dato loro due stanze che loro con buona volontà si sono messi a tutte le loro spese e manodopera a rimettere in sesto con la rasatura dei muri, non l'hanno sistemata bene e adesso sono orgogliosi di avere due stanze lì nella vecchia scuola funzionali e possono svolgere meglio la loro attività. Sì, ci tengo a sottolineare che i due locali sono stati dati in concessione alla Filarmonica Cerettese, che ha già, come la Filarmonica La Novella, una convenzione col Comune, per cui fin quando questa convenzione rimarrà in piedi, la Filarmonica Cerettese avrà anche la sede. In questo modo noi abbiamo anche razionalizzato un pochino l'uso dei locali, insomma. San Maurizio si può considerare una cittadina bella da vivere, però come tutte le cose belle da vivere forse manca un qualcosina che la renderebbe proprio perfetta, una sala polivalente. Diciamo che questo è un po' un punto dolente, tant'è che nel nostro programma elettorale noi ci siamo posti l'obiettivo di sopperire a questa mancanza. Diciamo che ci siamo posti l'obiettivo cercando di trovare la soluzione in più ambiti. Allora, un primo ambito è l'ambito della riqualificazione, della ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dell'ex opificio della tessitura Ozella. In quell'ambito, ormai da parecchi anni in disuso, abbiamo concordato con la proprietà, conformemente a quanto era previsto dallo strumento urbanistico, abbiamo concordato un cambio di destinazione d'uso a fini residenziali, con la riduzione dei volumi esistenti e quindi la salvaguardia di quello che era l'opificio storico della fine dell'Ottocento, la realizzazione di aree verdi, di opere di urbanizzazione e in quell'ambito, nella parte verso il cosiddetto polmone verde, la realizzazione di un salone polivalente che verrà poi ceduto al Comune. Questa operazione di cambio di destinazione d'uso, di riqualificazione urbanistica, attualmente vede completato il suo iter burocratico, quindi sono stati firmati tutti, diciamo, i piani che sono necessari per questo tipo di intervento. In questo momento però quell'intervento lì è purtroppo in stand by a causa della crisi del mercato immobiliare che si è appalesata negli ultimi anni. Quindi su quel punto
purtroppo siamo un pochino fermi. Verificheremo nei prossimi mesi anche con la proprietà quali sono le possibilità di intervento concrete per arrivare a raggiungere l'obiettivo. L'altro punto su cui stiamo lavorando è il completamento della ristrutturazione dell'ex asilo Umberto I in via Olivari, edificio che ha avuto già una serie di interventi che l'hanno portato a diventare la sede della fondazione Bibliopan, che come noto è una fondazione interamente partecipata dal nostro comune e che si occupa di gestire la biblioteca e di gestire il laboratorio musicale del flauto di Pan. Attualmente l'Umberto I ospita la sede della biblioteca praticamente da 2 anni circa che ospita la sede della biblioteca, tra l'altro con grande soddisfazione degli utenti che sono in continuo aumento, così come sono in continuo aumento i prestiti, e dall'altra parte abbiamo il laboratorio musicale in cui gravitano all'incirca 150 utenti, per lo più bambini di tutte le età. Nell'ambito dell'Umberto I stiamo lavorando per realizzare un auditorium all'interno del cortile dell'Umberto I, auditorium che sarà prevalentemente a servizio delle attività che si svolgono fra biblioteca e laboratorio musicale, ma che potrà poi anche essere utilizzato per altre manifestazioni. Sarà un auditorium più piccolo del salone polivalente che abbiamo in mente di realizzare con l'intervento che dicevo prima sullo Zella, che però comunque sarà di un taglio che per la gran parte delle attività che facciamo su San Maurizio sarà più che sufficiente, quindi credo che su quello molto presto riusciremo a far partire l'intervento. Diciamo che siamo a un buon punto di progettazione, credo che prossimi anni potrebbe arrivare alla luce anche questo intervento. Siamo in chiusura del nostro percorso con gli amici di San Maurizio Canavese e signor Sindaco, in un breve facciamo un augurio sui cittadini per questo 2018. Ma io quello che mi auguro è che intanto ci sia nei prossimi anni una continua esserci, nonostante le turbulenze politiche a livello nazionale, ci possa continuare ad essere una certezza nelle risorse a disposizione dei comuni e degli enti locali. Quindi io credo che, a prescindere da come uno la possa pensare a livello politico, credo che questo sia l'auspicio generale. Noi abbiamo bisogno, soprattutto come amministratori locali, di stabilità, di continuità nelle politiche fiscali e nelle politiche di gestione dei flussi economici nei confronti degli enti locali. Questo è un primo aspetto importantissimo, molto spesso la gente non lo collega a quello che succede sul proprio territorio. L'altro augurio sicuramente è che si possano diradare un pochino le nubi che ci sono state delle varie crisi, delle turbulenze che hanno interessato il nostro paese, e che anche questo territorio possa ripartire e possa avere delle opportunità di occupazione anche per i giovani, perché questo è comunque un aspetto fondamentale perché la comunità possa vivere serena. E poi l'altro augurio è sicuramente che i cittadini di San Maurizio, soprattutto, anche e soprattutto quelli che sono qui da meno tempo, io mi auguro che possano in qualche maniera essere sempre più parte attiva della nostra comunità. Abbiamo bisogno anche
abbiamo bisogno anche di loro, e questo è un aspetto fondamentale per garantire una buona vivibilità del nostro comune. Noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare sicuramente per tutte le opere pubbliche che sono necessarie perché la gente possa spostarsi, muoversi e vivere bene a San Maurizio. Però l'opera pubblica più importante secondo me è quella di creare coesione all'interno della nostra comunità, perché solo così la percezione della vivibilità in un comune raggiunge dei livelli ottimali. Possono esserci le strade lisce come delle tavole di biliardo, possono esserci tutti i servizi possibili e immaginabili, ma se le persone non vivono il proprio paese, il paese è un paese morto, con delle strade bellissime, ma il paese è morto. Quindi io credo che quello che mi auguro è che continui a esserci e si sviluppi questa caratteristica di San Maurizio di cui abbiamo parlato prima, in cui tante persone si mettono in gioco per cercare di far risaltare al meglio questa caratteristica di San Maurizio, che è quella della vivibilità. Tu hai detto prima che San Maurizio è un paese vivibile, un paese, un bel paese. Io su questo sono d'accordo, ma il merito è perché c'è un comune che funziona, e non è merito solo degli amministratori, ma vorrei dare il merito ai nostri uffici, sia agli uffici tecnici che amministrativi, che lavorano con impegno per portare avanti i lavori che noi programmiamo. Quindi direi che il plauso di tutto, e anche perché abbiamo dei bravi dipendenti. Vorrei concludere con una cosa, visto che non me l'hai chiesto, ma te la dico comunque. Noi in questi mesi, i primi mesi del nuovo mandato, abbiamo lavorato su delle questioni che sono magari poco visibili per i cittadini, ma sono estremamente importanti per erogare dei servizi efficienti. Abbiamo lavorato sulla riorganizzazione del comune, abbiamo cercato di integrare anche il personale che o per mobilità o per pensionamento era venuto meno. Come ha detto il vice sindaco, questa è stata un'operazione importantissima. Noi abbiamo una struttura che è estremamente snella, per 10.500 abitanti abbiamo 37 dipendenti, quindi sono veramente pochi, e devo veramente dire che questi dipendenti, tutti, dal primo all'ultimo, si danno veramente tantissimo da fare per far funzionare bene questo comune. Noi abbiamo cercato di con questa riorganizzazione di andare a porre una maggiore attenzione su quei servizi che oggi i cittadini ci chiedono con maggiore insistenza, e vogliono giustamente che siano servizi da comune di serie A. E quindi abbiamo creato un'area proprio apposita per la manutenzione del territorio, in cui c'è un responsabile che ha come obiettivo principale quello di rendere tutta la manutenzione del territorio a livelli ottimali. Ci stiamo lavorando con le gare d'appalto che stiamo facendo in questo periodo, ci stiamo lavorando parecchio, ma giustamente, come ha detto il vice sindaco, che è molto più sul pezzo da questo punto di vista, per le deleghe che ha, veramente devo dire che quest'opera funzionerà, e sono certo che funzionerà bene, grazie anche e soprattutto all'impegno di tutti i dipendenti. Abbiamo concluso questo nostro percorso con le associazioni comunali del nostro territorio. Rimandiamo ai prossimi servizi di Obiettivo News TV, e a voi tutti un saluto cordiale. Buonasera. Grazie. Grazie.